sacchi a pelo, la biancheria. La stazione ferroviaria di Treviso è trasformata in un centro profughi con i migranti messi letteralmente in vetrina nei locali dell'ex libreria Mondadori. Eccoli per terra nei sacchi a pelo, una trentina di giovani arrivati stamattina. Il prefetto ha disposto per loro l'accoglienza in stazione, dice come alternativa ai giardini pubblici, messi in vetrina come provocazione della prefettura, dice qualcuno. Il prefetto ha ragione di mettere in evidenza questo problema, perché fino ad oggi c'è una scarica barilla. Sono cittadini extracomunitari clandestini, come ho sempre sostenuto, che prima di tutto dovevano combattere per il loro territorio e per il loro popolo e non diventare quei come durante la prima guerra mondiale, che erano i disertori. I disertori durante la prima guerra mondiale venivano fucilati, questi non vanno aiutati. Ad occuparsi di loro c'è la Croce Rossa, arrivano anche due mezzi dell'esercito, portano brande, lenzuola, cuscini. Qui in Italia siamo stracolmi e non possiamo andare avanti senza, diciamo, l'aiuto di altri paesi europei. Dentro i locali del negozio si preparano dei panini, la gente passa e osserva incredula. Qualcuno pensa addirittura che si tratti di un'esercitazione. Non è giusto. Bisognerebbe metterli nella che arrivino e che ci sia già una struttura preparata, perché sono buttati là. Qui in centro non lo farei. Noi non abbiamo le strutture assistenziali adeguate, non abbiamo le strutture sanitarie per noi adeguate, figuriamoci per quelli che vengono, cioè io non so dove andremo a finire. Questa che è ospitalità? Fanno delle case, prendono le caserme che sono in disuso, li aggiustano e ci danno almeno l'ospitalità, questa non è ospitalità. È una vergogna, uno arriva qua e va via, è meglio che va via. E intanto Treviso dà il benvenuto.